Obiettivo continuità. Il blitz di Pinete è ossigeno puro per il Gubbio che dopo le due sconfitte in fila con Arezzo e Torres è tornato in sesta piazza solitaria a quota 12 punti dopo 8 turni nel girone B di C. Domenica alle 15 però c'è un'altra trasferta, questa volta sul campo di un Legnago ultimo in classifica affamato di punti. Occasione però propizia per risalire ulteriormente la china. Si è parlato di questo durante l'ultima puntata di Arena C con Marco Bellini e il difensore rossoblu Roberto Pirrello che ha anche svelato come è maturata la scelta di restare a Gubbio analizzando le ambizioni della squadra. Noi siamo partiti quelli che diciamo erano sotto contratto in ritiro e poi sono stati direttamente direttori e gli allenatori a esprimersi direttamente con noi, anche con chi è andato via, valutando tante cose e almeno a me mi è stato detto di qualsiasi offerta sarebbe arrivata di restare qui perché il mister mi ha detto che era un giocatore importante per lui e quindi io quando un allenatore ti dice così è difficile che vai via. La squadra viene da due quinti posti, ma ricordiamoci che la squadra ogni anno cambia totalmente, perché se viene da un quinto posto e bene o male mantieni 18 su 24 è un conto, ma se su 24 ne mantieni 8 è sempre un punto interrogativo. La cosa principale, come ogni anno in qualsiasi squadra, perché da accettare che sia Gubbio, che sia Spalle l'anno scorso, è la salvezza, quella in primis. Poi raggiungendo la salvezza, tutto quello che viene, sicuramente l'obiettivo nostro non è la salvezza. Dico, il primo obiettivo sì, la salvezza. Poi se è il quinto posto, se sono i playoff, se sarà più alto, questo lo dirà il campo e sicuramente noi cercheremo di arrivare il più in alto possibile. Reduce dal pari a reti bianche con il campo basso, invece la Ternana attualmente a 3 punti dal Pescara capolista. Domenica alle 20:45 c'è la sfida sempre a Liberati con l'Ascoli, occasione in cui potrebbe trovare di nuovo spazio il laterale destro Francesco Donati, arrivato in estate a titolo definitivo dall'Empoli e sin qui utilizzato quasi sempre gare in corso da mister Abate. E così si è espresso ad Arena C il terzino livornese, incalzato dalle domande di Francesca Teodori e Massimo Laureti. Io sono arrivato sì, appunto, gli ultimi 2 giorni di mercato, praticamente il 28 e il 29, non mi ricordo bene. Quindi magari ho avuto meno tempo di conoscere un po' il modo di giocare del mister, conoscere tutti gli altri ragazzi. Per quanto invece riguarda poi gli allenamenti, quanto riguarda il mister, come mi voleva impiegare in un certo tipo di modo perché il nostro modulo è un po' mascherato, inizia una difesa a 4, poi cambia un po'. Io e Thiago, che siamo i terzini destri, diciamo, ci impiega in una posizione un po' più avanzata. Non sto trovando difficoltà per magari lo scarso impiego o altro, Bene. ci sentiamo tutti parte integrante del progetto. Comunque c'è bisogno di tutti perché su 38 partite sono tante e dobbiamo farci trovare pronti quando abbiamo l'occasione.